Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. Ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi avete ricevuto. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre. C'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole?» Un saluto da Don Daniele Beronio, parroco della Valle Sturla. Ecco, il Vangelo di oggi, di Giovanni, ripercorre ancora una volta questo dialogo che c'è. In Giovanni ci sono dei dialoghi lunghissimi che Gesù fa, per far capire all'umanità, quella che è la verità. Cioè, la verità è che Dio ama l'uomo e vuole salvare l'uomo. Questa è la verità grande che Gesù è venuto a portare nella storia e che non è creduta, questa verità, anzi viene calpestata, viene umiliata, viene bestemmiata dall'umanità che non capisce, l'importanza della persona che ha di fronte. E ci sono però delle persone, Gesù ne fa cenno, come Giovanni il Battista, che invece riconoscono l'autorità di Gesù, riconoscono l'autorevolezza di Gesù nella vita, nella sua vita, riconoscono che Gesù veramente è il Salvatore, e sono le piccole luci che si alimentano alla grande luce che è Dio, per poter mostrare all'umanità veramente questa luce. Ma l'umanità preferisce le tenebre, l'umanità preferisce stare nel suo cantuccio tenebroso, invece che stare al sole, alla luce, alla verità, alla bontà, alla pazienza di Cristo, e che in Dio vive veramente questa esperienza, un'esperienza umiliante, un'esperienza che avrebbe potuto far perdere anche la speranza a Gesù. Invece Gesù è continuamente motivato, e questi discorsi lo dimostrano, continuamente motivato nel dimostrare, nel mostrare alla gente la salvezza, e come dire, fino al punto in cui ci sarà la rottura che porterà alla croce la nostra salvezza, la nostra Pasqua. La croce è simbolo di morte ma anche di risurrezione. Quello che verrà è simbolo veramente della nostra salvezza. Ecco, cerchiamo di vivere veramente la nostra vita, la nostra giornata nella salvezza, nonostante noi a volte siamo nelle tenebre, nonostante a volte viviamo nel buio, ecco, lasciamoci illuminare dalla grazia di Cristo. Un saluto.